Per Spallanciano e Guardia Grele la travagliata ed estenuante stagione agonistica sembra davvero interminabile. Nonostante entrambe le contendenti abbiano fatto il proprio dovere vincendo i rispettivi scontri salvezza nei play-out di eccellenza, la seconda squadra abruzzese a rischio retrocessione dalla Serie D, nella fattispecie l'angolana impegnata nella doppia sfida col Centobuchi, rende necessario un ulteriore spareggio che mette di fronte i ragazzi di Ugo Dragone a quelli di Donato Anzivino. Per i frentani c'è il miglior piazzamento di classifica al termine della stagione regolare, che fa pendere a suo favore l'esito della contesa, potendo contare su due risultati utili su tre. I granate invece devono cercare di imporre il proprio gioco, perché soltanto vincendo potrebbe evitare il baratro della retrocessione senza necessariamente doverti fare angolana. L'approccio guardiese alla contesa non è sicuramente di quelli travolgenti, tant'è che il primo acuto, se vogliamo usare un forte eufemismo, è rappresentato dal tiro senza pretese di Santarelli, che si spegne placidamente a lato. Dall'altra parte buona apertura di Lalli per la corrente Pitone, che non ha la necessaria coordinazione per centrare lo specchio della porta. La paura reciproca di commettere errori irreparabili non consente di poter ammirare trame di gioco di apprezzabile fattura, e bisogna arrivare alla mezz'ora per scuotere l'andamento della contesa e far spellare le mani allo sparuto pubblico di Fede Spallina. È il trentesimo infatti quando la Spal passa a condurre. Federici su palla inattiva scodella al centro per l'inzuccata tempestiva di Moauro, che non lascia scampo al malcapitato Bettoni. Per il guardia grele la strada già irta di difficoltà si fa veramente in salita. La reazione affidata all'avanzato Nicodemo non è particolarmente incoraggiante. La Spal d'altro canto non ha nessun interesse a velocizzare i ritmi della contesa, ma prima del riposo cerca di far fruttare lo schema che da Federici va nel versante di competenza di Scariti. Cross telefonato e pallone domato facilmente dall'esperto Bettoni. Al rientro sul rettangolo verde, Anzivino, che successivamente sarà allontanato per proteste, si gioca la carta del fantasma, quell'Ettore Giannico che in tante occasioni ha tolto le castagne dal fuoco all'11 granata. E nelle battute iniziali i guardiesi penetrano pericolosamente in area Spallina, con Beniamino che finisce a terra reclamando il penalty. Per il signor Paradisi di Teramo si tratta invece di simulazione, il cartellino giallo e la logica conseguenza di questa sua convinzione. La Spalla non rimane a guardare e prova a chiudere i discorsi. Al settimo Vitone vince di forza il duello con Buceroni e propone un invitante pallone al centro che Colombo, ben appostato, sciupa in malo modo. Dall'altro versante tanta buona volontà ma nessun vero pericolo per il quasi inoperoso Massa. Al 19esimo, tanto per rendere l'idea, ci prova Santarelli senza particolare convinzione. La gara va in naftalina al minuto 28 quando Vitone pesca dal cilindro una saetta dai 30 metri che va a togliere le ragnatele dalla porta difesa da Bettoni. E il canto del cigno per il guardia grele, che chiude con onore firmando il gol della bandiera con Prioteasa, che sfrutta l'ottima sponda di Giannico beffando Massa dalla media distanza. L'ultimo acuto guardiese, ininfluente ai fini del risultato finale, è rappresentato dalla battuta di prima intenzione del solito Giannico. Buona l'intenzione, pessimo il risultato. Alla fine, come succede in questi casi, i sentimenti sono diametralmente opposti. Gioia Spallina per lo scampato pericolo, rassegnazione e tristezza nelle fila guardiesi. Rimane ancora un filo di speranza al quale aggrapparsi. La sorte della compagine granata dipenderà da altri fattori, vedi salvezza della Renato Curi angolana nel torneo di Serie D. Mister Dragone, tanta sofferenza, ma alla fine è arrivato il traguardo minimo quest'anno per la Spalla, salvezza. Minimo, quando ti trovi in queste situazioni parlare di minimo non mi sembra giusto, perché abbiamo centrato il quintultimo posto, vinto i play-out, ci siamo ritrovati a fare uno spareggio dopo un mese, però i ragazzi hanno reagito benissimo. Penso meritata la vittoria oggi, quindi il mio va un grazie di cuore a questi ragazzi, sono stati fantastici, specialmente negli ultimi due mesi dove abbiamo dovuto lottare contro tutte e tutti. Una vittoria dedicata alla società e a noi stessi, perché penso è una salvezza meritata. Adesso bisogna voltare pagina anche per Mister Dragone, altre avventure professionali, oppure ancora a Lanciano la sua storia come timoniere? Io adesso mi godo un periodo di riposo sinceramente, perché ne abbiamo bisogno tutti, dalla società a me e ai giocatori. Il mio obiettivo era salvare questa squadra, ce l'abbiamo fatta, sono contento. Adesso ci riposiamo un po' e poi ci incontreremo sicuramente col presidente e valuteremo un po' tutta la situazione. Presidente Lannutti, alla fine è arrivata la certezza, con il Sulmona non c'era ancora, adesso invece è ufficiale, la Spal rimane in eccellenza. Sì, una certezza molto, è stata molto, molto faticosa avere questa certezza. Arrivare ad oggi e disputare quest'ultima partita, quest'ultimo spareggio, quest'ultima guerra di 90 minuti, per avere la certezza, sinceramente è stata pesante quest'anno. Quindi per il futuro ci saranno novità importanti in seno alla Spal? No, l'ho detto al collega dell'altra televisione, una settimana io me lo prendo di riposo calcistico, non penso al calcio. Da lunedì prossimo eventualmente ci sentiamo, vi dirò i programmi dell'anno futuro, ma ce ne sono, di programmi per l'anno futuro ce ne sono, ma ne parleremo più in avanti. Presidente Iezzi, non è ancora finita, perché bisognerà tifare angolana e sperare quindi nella salvezza indiretta del guardia grele.
Beh, come ho detto prima nella precedente intervista, è chiaro che noi la salvezza l'avevamo raggiunto sul campo, vincendo i play-out. Questo non è bastato, speriamo che ci venga restituito domenica prossima e mi auguro con la vittoria dell'Angolano. In ogni caso è previsto un guardiagrele rinforzato a livello soprattutto societario, a prescindere dal campionato che andrà a disputare l'anno prossimo? Beh, francamente me lo auguro, che si rafforzi un po' la società, perché effettivamente siamo in pochi. Lo spero, così il prossimo anno possiamo pensare un po' meglio a costruire un organico più efficiente, ma non perché questo non sia stato efficiente, ma quello che mi preme a me è quello di organizzare la società per un vivaio di competenze.